Siamo qui con Pellegrino dell'FC Recca che sta facendo 2-2 contro il Millwall, un primo tempo diciamo non proprio negativo, positivo, diciamo un buon primo tempo, peccato per i due gol subiti all'inizio, sì. Però poi nel finale vi siete ripresi, siete ricompattati, buone manovre offensive, però potete fare qualcosina in più lì davanti. Sì, diciamo che abbiamo avuto varie occasioni, soprattutto con Longo, solo che non l'abbiamo saputo sfruttare. Diciamo che abbiamo un po' di spazio qua e riusciamo a far manovrare a loro le azioni. Diciamo che ce la stiamo giocando fino al primo tempo, poi speriamo che ci vada bene. Bocca al lupo per il secondo tempo, ne va a parlare ora con i giocatori della formazione Miura 7. Un buon primo tempo, soprattutto i primi 10 minuti, nel finale vi siete fatti recuperare questi due gol. Cosa serve nel secondo tempo per riportarvi nuovamente in vantaggio? Un po' di attenzione, dobbiamo mantenere un po' di più ruoli, poi essere più concreti alla fine. Bocca al lupo per il secondo tempo, ora si inizia la seconda parte di gioco. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, eccoci qui nel post partita della gara tra Millwall ed FC Recca, finita per 4-3. Una vittoria di misura a favore del Millwall, ai danni dell'FC Recca che diciamo provano sulla loro pelle la seconda sconfitta purtroppo consecutiva nella seconda giornata, però sicuramente oggi si è visto qualche segnale in più. Longo migliore dei suoi e Pannaccione Giuseppe migliore del Millwall al debutto assoluto stasera. Longo, partiamo da te, come dicevo una sconfitta, però forse oggi si è visto qualcosa di buono in Sì, sicuramente la squadra ha dimostrato oggi veramente di giocare rispetto alla precedente partita, ha dimostrato carattere e penso che abbiamo controllato gran parte della partita, quindi siamo fiduciosi nonostante la sconfitta, comunque come ti ripeto la squadra ha dimostrato veramente di esserci, continuando così di fare un buon campionato. Perfetto, sicuramente il campionato è ancora lungo, 11 giornate, da parte nostra in bocca al lupo, da parte vostra ovviamente l'impegno a fare sempre meglio. Complimenti Longo. In bocca al lupo per le prossime gare, ciao. Pannaccione, grandissima partita per te e della tua squadra al debutto, una partita abbastanza difficile, però l'avete controllata bene fino alla fine. Sì, siamo partiti bene, partendo subito con due gol davanti, poi ci hanno recuperato, hanno giocato bene, forse ci hanno messo sotto, sono andati in vantaggio. Poi ci siamo un po' riposizionati meglio in campo e abbiamo tenuto sia fisicamente che tecnicamente la partita. L'abbiamo presa, portata a casa, sì, un debutto difficile, sì, sicuramente battuta, una bella partita, però con una partita da recuperare questo Millwall sicuramente sarà una delle squadre diciamo più ostiche da battere in questo campionato. Peppe, una ottima prestazione per te, un migliore in campo, dedichiamolo a qualcuno. Dedichiamo a che dedichiamo? A Peppe Pantano, al fondatore. Al fondatore. Complimenti Giuseppe, ci vediamo lunedì prossimo, ciao a tutti.